La sfida è globale, l'Italia in questo momento è in prima linea, sta facendo il suo sforzo e con i paesi confinari europei abbiamo concordato di mantenere alta la collaborazione, di scambiarci le informazioni proprio per evitare, per fare al meglio il nostro lavoro, che è quello di prevenire la diffusione del virus. Comunque vada ridimensionata questa emergenza in qualche modo, che ci sia stato un eccessivo allarmismo? Ma io credo che le misure che dobbiamo adottare sono quelle misure proporzionate al rischio che abbiamo. In questo momento noi abbiamo una situazione di persone positive, che sono la gran parte delle quali è trova origine in un focolaio che è quello dell'area lodigiana, che è stato in qualche modo, rispetto al quale sono stati presi dei provvedimenti molto restrittivi, ma anche devo dire, dobbiamo dare atto alla popolazione, ai sindaci, alla regione, alle autorità locali, stanno facendo un ottimo lavoro per farlo rispettare. Questo ci conforta nel proseguire nella strada del contenimento. D'altra parte l'infezione è un'infezione che si diffonde molto rapidamente, ma anche molte le persone che sono portatrici del virus ma asintomatiche sono persone che poi devono essere, ovviamente devono stare diciamo isolate per evitare di trasmettere il virus ad altre persone, ma sono persone che stanno bene sostanzialmente, quindi hanno solo un problema di evitare di diffondere l'infezione ad altre persone. È stato un problema all'ospedale di Codogno, come comunque ha fatto intendere ieri il Presidente del Consiglio? Guardi, io penso che i nostri medici, i nostri infermieri, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti stanno facendo tutti un lavoro enorme, si stanno veramente sacrificando per garantire a tutti i nostri, a tutte le persone un'assistenza adeguata in questo momento di crisi. Sappiamo che nelle realtà ospedaliere ci possono essere delle infezioni correlate all'assistenza, lo sappiamo da sempre. Sappiamo anche che possono essere prevenute, una parte di esse può essere prevenuta, ad oggi non abbiamo elementi per fare questo collegamento, quindi io credo che in questo momento dobbiamo essere tutti molto vicini e grati al personale sanitario che ogni giorno si adopera per fare in modo che le persone che soffrono di questa patologia, ma non dimentichiamo di tutte le altre patologie che ahimè continuano a cadere, nel garantire uno standard di servizio sanitario nazionale che anche dai colleghi degli altri stati è riconosciuto come ottimo. Vi aspettate dei risultati positivi in tempi brevi, più o meno brevi? Guardi, il tempo di incubazione è 14 giorni, in realtà il tempo di incubazione medio è tra i 5 e i 7 giorni con delle code fino a 14 giorni. È chiaro che prima di questa data è difficile fare delle valutazioni, noi siamo pronti ad affrontare tutti gli scenari, ovviamente auspicando che riteniamo che la diciamo, forza con la quale stiamo perseguendo e tutti i colleghi sul territorio perseguono la tracciatura sostanzialmente dei contatti stretti e la loro identificazione sia una scommessa e sia una certezza nel nostro cercare di contenere questa infezione.